Giornata di assemblea oggi a Teleperformance. I sindacati hanno chiamato a raccolta i lavoratori per votare un ordine del giorno in vista dell'incontro al Ministero del Lavoro previsto per martedì 14 giugno. E intanto si vanno delineando due posizioni distinte tra i sindacati. Da una parte CGIL, UGIL e Sigla, che intendono proseguire nella lotta e fanno particolare affidamento sulla trattativa che si svolgerà alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dello Sviluppo Economico o comunque presso una sede politica e non solo amministrativa. La CGIL ritiene inoltre che possa essere riproposta la formula dei contratti di solidarietà, quelli siglati lo scorso anno scadono a luglio, che garantirebbero l'attività lavorativa, seppure ridotta a 4 ore. Una battaglia che purtroppo oggi, che era iniziata con l'unità sindacale, che oggi registra con molto rammarico una divisione. Una divisione che ha creato due fronti spaccati, il fronte nostro, che è un fronte unitario con CGIL e con l'UGIL, il quale di fatto chiede di istituire un tavolo con governo, col Ministero dello Sviluppo Economico, che abbia lo scopo di dare garanzie certe e di profondità rispetto alla permanenza di questa società nel territorio italiano. Posizione differente da parte di CISL e UIL, che non disdegnano l'eventuale cassa integrazione in deroga a 0 ore per crisi aziendale per la durata di 12 mesi. La UIL in particolare spinge per la presenza al tavolo romano di una delegazione della Regione Puglia. La mia segreteria ha scritto in particolare all'onorevole Pino Pisicchio, che è un parlamentare pugliese, di un sostegno all'emendamento che sarà votato il 14 giugno affinché tutti i parlamentari pugliesi di tutte le fazioni politiche si preoccupino non dell'ideologia politica ma del posto di lavoro di tanti tarantini. Alta dunque l'attesa per il tavolo tecnico di martedì 14. I lavoratori sperano nelle dichiarazioni della dirigenza di Teleperformance, che a più riprese negli ultimi giorni ha confermato di non voler smantellare la sede tarantina del call center.